Mangi qualcosa di specifico prima dell'allenamento o mangi quello che ti capita? Diversifichi la tua alimentazione nella settimana? Lo sapevi che rendendo più specifica l'alimentazione puoi massimizzare la tua performance a seconda della tipologia dell'allenamento? Sono Nazareno Boldrini, biologo nutrizionista, collaboro con il coach come consulente nutrizionale. Oggi ti parlerò del timing, ovvero di come gestire l'alimentazione a seconda del momento dell'allenamento per migliorare la performance. Innanzitutto, il timing rappresenta la frequenza e le tipologie di pasti che noi andiamo a consumare durante una giornata. Essendo e riferendomi ad atletica, chiaramente il timing deve essere rapportato al momento dell'allenamento e quindi la gestione dei nostri pasti all'interno della giornata affinché ci possiamo presentare all'allenamento nelle migliori condizioni sia dal punto di vista intestinale e digestivo sia dal punto di vista calorico. Quello che ti consiglio e che consiglio spesso agli atleti che seguo è quello di non consumare pasti troppo abbondanti a ridosso dell'allenamento, soprattutto se mi riferisco al pasto precedente all'allenamento. Questo per mantenere, diciamo, una digestione efficiente, per non avere dei disturbi di tipo gastrointestinale e per avere comunque un buon focus durante l'allenamento. Sarà meglio sempre quindi tenere pasti abbondanti piuttosto nel post allenamento o in quei momenti della giornata molto lontani dalla nostra sessione. Se ad esempio ti alleni in orario serale, anche il pranzo, nonostante sia distante delle ore, non dovrà essere abbondante, dovrà sicuramente contenere una buona fonte di carboidrati, poiché è il substrato energetico principale che utilizzerai. Ma dovrà sicuramente contenere un quantitativo di grassi relativamente basso e un quantitativo di fibre relativamente basse per permetterti un'ottima digestione. Piuttosto consumerai un pasto abbondante, ricco in calorie e ancora in carboidrati, immediatamente dopo l'allenamento o, come dicevo in precedenza, lontano dall'allenamento. Si può addirittura estendere questo concetto più in generale, estendendo la specificità dell'alimentazione anche in riferimento al microciclo o addirittura al macrociclo di allenamenti, rendendo, diciamo, specifico il timing e l'introito calorico a seconda della tipologia di allenamento che andrà ad affrontare nella singola sessione. Ad esempio, se il tuo allenamento sarà una sessione tecnica mista a forza e potenza, mangerai in un certo modo. Se al contrario la tua sessione sarà relativa alla capacità aerobica o all'endurance, dovrai mangiare chiaramente in maniera differente. Questo ti permetterà ovviamente di migliorare la performance e di avere degli adattamenti sia metabolici sia fisiologici nettamente più specifici. Di questo te ne parlerò prossimamente in un altro video. Se hai trovato questo video interessante e di tua utilità, metti mi piace e segui il nostro canale di YouTube.